Amiche e amici di Algaro Channel, benvenuti in questa prima puntata del nuovo prodotto editoriale targato appunto Algaro Channel, che si chiama Il rotocalco dell'Alghero TG Express. Perché secondo noi si è reso necessario questo contenitore nuovo di approfondimento a livello cittadino? Ma per cercare di darvi una mano nel farvi costruire un'opinione la più ampia e la più obiettiva possibile sui fatti più importanti che accadono nella nostra bellissima, amata, stupenda, incantevole città di Alghero. Iniziamo subito col primo servizio, riguarda una notizia di cronaca cittadina, di attualità, che coinvolge tutta la città. Parliamo della lotteria Alghero ti premia. Abbiamo sentito il suo ideatore e fondatore, Giuseppe Iurato. Sono qui con Giuseppe Iurato, l'ideatore di questa lotteria che si chiama Alghero ti premia. Ecco, allora, è partita questa lotteria? Sì, dal 1 ottobre. Ci sono già i biglietti? Sì, sono già in vendita presso 5 edicole in città, ma stiamo trattando con diverse comunità che possano aiutarci a distribuire questi biglietti, perché sono 17.000, sembrano pochi, ma non sono pochi. Siamo una città di 40.000 abitanti e noi speriamo che almeno un biglietto arrivi in ogni famiglia, questo è il nostro intento. Ecco, il meccanismo in poche parole come è funziona? È molto semplice, la classica lotteria. Noi il 22 dicembre un bambino bendato, seguito da un incaricato del sindaco e severranno l'intendenza di finanza, estrarranno 120 premi in ordine progressivo, dal primo premio fino al 120esimo. E in una festa in piazza Pino Piras e leggeremo appunto i vincitori della lotteria. Che cosa mi dicono i nostri concittadini? Dicono buoni acquisto presso le attività affiliate alla lotteria, che sono negozi di questa città. Che categoria di negozi? Diverse tipologie, elettrodomestici, abbigliamento, gioielleria, bricolage, oleifici, un po' di tutto, la Delta Corp, cioè sono aziende del nostro territorio, quindi anche chi la mattina va a fare la spesa può chiedere al proprio negoziante di fiducia il biglietto della lotteria. Ovviamente devono fare un certo importo per averlo gratuitamente, altrimenti costa solo 3 euro il biglietto e si può trovare, ripeto, nelle edicole di Porta Terra, di Piazza Sulis, di via Barracco, di via Vittorio Emanuele e alla Pietraria. Però in questi giorni, per esempio, stiamo cercando altre comunità, come possono essere le banche, come possono essere la ASL, il comune stesso, per cui cercheremo di avere dei nostri referenti in tutte le comunità per poter distribuire al meglio questi biglietti. È la prima volta che si fa ad Alghero, anzi in Sardegna nessuna amministrazione è stata mai autorizzata. Noi ce l'abbiamo fatta in un paio di mesi di studio, di coordinamento, siamo riusciti a ottenere l'autorizzazione dai monopoli di Stato. Ecco, la percentuale di vincita com'è? È altissima, perché se voi prendete i gratta e vinci o peggio ancora il Superenalotto, sono milioni le possibilità che non vinciate, insomma. Invece qua, essendo matematico, cioè ci sono 17.000 biglietti e i premi sono 120, uno ogni 140 biglietti è vincente. Dunque una percentuale altissima. Una percentuale altissima, non a caso, come Corallo Sub, la società sportiva che ha organizzato materialmente la lotteria, abbiamo inteso fare più premi di piccolo importo e meno premi di maggiore importo. Quindi ci sono ben 50 premi da 50 euro, che sono i vecchi premi di consolazione che si diceva prima. E poi altri 60 premi da 200 euro. Voi immaginate, il 22 dicembre, 23, potete andare a spendere per i regali di Natale
con i buoni acquisto della lotteria. Ecco, la consegna dei biglietti vincenti, dei buoni acquisto, è il giorno stesso, il 22. Pochi minuti dopo l'estrazione, noi possiamo provvedere a distribuire una carta moneta che abbiamo ideato per questa lotteria. Si chiamerà Algeuro. Quindi noi avremo delle banconote da 50 Algeuro che distribuire ai vincitori. Dunque, la sera già del 22 si può andare a cena, a spendere, esatto, a fare la spesa. La sera stessa. L'importante è che si vada nelle aziende convenzionate, ovviamente. Quindi, ecco, questo è un dato importante. È chiaro, poi i buoni valgono altri 60 giorni, perché se uno non li spende in quei giorni, li può spendere nei giorni successivi. Dunque, per quanto riguarda i commercianti, è un'opportunità notevole. Alla base di questo c'è il segnale che abbiamo voluto dare ai nostri concittadini. Preferite le aziende locali, fate la spesa nelle aziende locali e appunto la città vi premia. Questa è la filosofia. Per i commercianti che volessero aderire, cosa devono fare? Ovviamente basta che ci diano uno squillo, che ci facciano sapere che hanno intenzione di aiutarci e di aiutarsi, perché la campagna pubblicitaria che noi faremo per sostenere le aziende che ci affiancano è notevole. Faremo Facebook, faremo Alghero Channel, faremo Catalan TV, i manifesti, le locandine, insomma, tutto ciò che è promozione in città lo faremo per aiutare le nostre aziende. Ok, ricordiamo il prezzo del biglietto? 3 euro. La base, avete un posto fisico dove la gente può venire, oltre che andare nei negozi a prendere questi biglietti? Per il momento siamo stati ospitati dall'amministrazione in una sala qui in via Carlo Alberto, però probabilmente ci daranno un'altra saletta, magari in piazza Pino Pilas, dove poi svolgeremo la festa il 22 dicembre. Credo sia molto interessante per tutti partecipare a questa lotteria, anche perché insomma le vincite sono importanti e soprattutto c'è una casualità molto significativa. Qui si parla di un premio ogni 140 estrazioni. Venerdì scorso, 5 ottobre, nei saloni della Conferenza della Misericordia di Alghero si è tenuta l'incontro tra i simpatizzanti e i militanti della Lega. Noi, con il nostro Paolo Calaresu, siamo andati poi a vedere quanta gente c'era. Abbiamo intervistato anche alcuni dei protagonisti e questo è il servizio. Abbiamo attivato un servizio a domicilio che in realtà facevamo già per quelle persone vicine, quelle persone anziane. Quindi abbiamo pensato di ampliare questo servizio e di renderlo a tutta la cittadinanza di Alghero. Abbiamo fatto questa riunione qua, che sarà la prima di una lunga serie di riunioni che noi abbiamo intitolato Tutti in Lega. Tutti in Lega perché? Perché innanzitutto è un modo per richiamare la gente, per renderla responsabile, per farla accedere anche alla politica, a quel qualcosa che vedeva molto lontano prima del 4 marzo, ma che ora vede molto più vicino grazie all'operato del nostro Ministro degli Interni Matteo Salvini, che rende anche l'opera del Ministro come una cosa facile, come quello che il lavoro che viene fatto dal vicino di casa. Noi siamo qua, abbiamo richiamato la gente oggi perché ci sono due importanti appuntamenti tra poco, che sono le regionali a febbraio e le comunali a maggio, e noi vogliamo che la gente diventi protagonista di queste due elezioni. Noi siamo qui a chiedergli che cosa secondo loro non va in città, che cosa non va in regione e quali sono per loro i problemi, i suggerimenti, i progetti, e soprattutto il loro contributo poi materiale, fattivo, candidandosi per le comunali o rimanendo anche semplicemente dietro le quinte, però lavorando per il bene di tutti. Io questa sera ho deciso di partecipare a questa assemblea per capire un po' quali sono gli orientamenti della politica del mio territorio, perché essendo adesso una persona libera, in quanto sono in pensione e ho anche mollato dopo 18 anni tutte le cariche che avevo in Confartigianato, mi voglio concentrare soprattutto nel mio territorio perché penso di conoscere abbastanza bene le problematiche del territorio. La gente dovrebbe ricominciare a impegnarsi nella politica così come sta già ricominciando a impegnarsi, perché impegnarsi in politica significa uscire dalle proprie case,
lasciare i monitor dei computer, smettere di scrivere e lamentarsi e poter dire: io ci ho provato, io mi sono messo in gioco, io ho dato un contributo alla società. Magari non vedrò i risultati, li vedranno i miei figli, i miei nipoti, ma io ho, con un atteggiamento etico rinnovato verso la collettività e verso la comunità, voglio portare qualcosa in più. La Lega è il partito della gente, è il partito che in questo momento consente alle persone di impegnarsi e quindi di incidere attivamente sulla realtà circostante attraverso una partecipazione attiva sia nelle riunioni di partito che, si spera, quando arriverà il momento, nelle istituzioni. Anche la riunione di stasera, che diciamo ha aperto un po' la campagna elettorale, preelettorale, ha dimostrato che non ci vogliono grandi motivazioni, la gente segue già la Lega. Si poteva tacciare di elitismo chi veniva alla Lega nel 2013, ma oggi è quasi un fatto naturale, il vento è cambiato, lo strapotere del potere finanziario non è più in grado di soggiogare il popolo, il desiderio di recuperare la sovranità nazionale perduta e poi di conservarla sono collegati direttamente a quella che è anche la voglia di salvaguardare da un punto di vista etnico il popolo italiano, il popolo sardo. Non si possono certo colmare le lacune disastrose della sinistra con l'invito ai giovani sardi ad emigrare, e intanto abbiamo pronti 500.000 migranti per sostituirvi. Tutti questi fattori sono più che sufficienti, oltre alla concretezza poi di questo governo e soprattutto di Salvini, per avvicinare la gente che è il DNA della Lega. La Lega è un movimento bipartisan che guarda a destra e a sinistra, non conosce l'odio di classe, e questo è il motivo per cui possiamo andare a vele spiegate e possiamo andare a vincere alle regionali tranquillamente. Ma Lega è un movimento concreto, fa appunto della concretezza e della risposta immediata ai problemi attuali dei cittadini quella che sono le proprie linee di azione. Matteo Salvini lo sta dimostrando al governo, in soli 4 mesi ha posto in essere tutta una serie di azioni concrete, e di ieri l'approvazione del decreto sicurezza che incide nella vita di quanti i giorni, non è solo lotta all'immigrazione clandestina, ma è anche quello, ma è anche necessità da parte dello Stato di dare sicurezza ai propri cittadini. La flat tax, quindi la riduzione delle tasse, soprattutto per i redditi più bassi, la riduzione della burocrazia, questi sono gli obiettivi che la Lega sta portando avanti nel governo cittadino. La stessa concretezza, la stessa determinazione noi la vogliamo portare sia in regione sia nel governo cittadino. Il nostro obiettivo, il nostro impegno è quello di mantenere fede agli impegni presi in campagna elettorale. Per quanto riguarda la regione Sardegna, certamente un'emergenza è quella dei trasporti, non si può essere schiavi e non si può essere ostaggi della nostra isola. Un'altra emergenza è quella della sanità, perché il comparto sanitario, soprattutto dal nord-ovest della Sardegna, è allo sfascio più totale, e un altro problema è quello legato alle infrastrutture. Tutti questi problemi, uniti anche quello delle produzioni agroalimentari, ma ce ne sono tanti altri, fanno della Sardegna una delle terre più martoriate dal punto di vista dell'assenza di lavoro. Sì, sono qua perché mi ha invitato il consigliere Michele Pais, che ho già aderito alla Lega, quindi a questo progetto di centrodestra che io spero sia supportato anche dall'area autonomista. Sono qua come sindaco del territorio per stare vicino ad Alghero e agli algherini, perché tutti assieme possiamo creare quella lobby positiva per difendere non solo Alghero, il territorio circostante, ma spero che anche Sassari, Porto Torres possano comprendere il grande valore che noi possiamo esprimere. E la forza di questo territorio non è in contrapposizione agli altri, rafforza i territori vicini, ma dobbiamo finalmente unirci in un asse politico insieme alle imprese per difendere innanzitutto l'aeroporto, che non è
di Alghero, ma è ad Alghero e nell'interesse di tutti noi. Quindi sono qua per dare il segnale che un sindaco è in questa posizione e qua ci mette la faccia e il suo impegno per sostenere un progetto che spero poi sia vincente e possa portare davvero risultati sia ai nostri concittadini ma soprattutto a tutti i sardi. Io questa sera sono venuto qua perché per chiarire certe cose che Alghero non funziona. A un esempio anche del coso della differenziata che noi stiamo facendo, che c'è tanta gente che abita al quarto piano, non ha ascensore, non c'è niente, non ha la possibilità di poter scendere giù questi bidoni, e quando li scendono giù, io li ho visti impersonalmente, ci sono dei vermi dentro, che è una cosa dispiacevole per tutti. E in più che la gente passi lì per la strada con questi bidoni enormi, che siamo al centro storico, prima c'erano solo bidoni, facevano la differenza, facevano tutte altre cose come si devono, adesso invece ci sono 3, 4, 5, 6, anche 10 bidoni, e poi non parliamo degli odori perché è una cosa incredibile. Ma perché non avevano lasciato prima quelle che c'erano, che andavano molto meglio, di avere 40 bidoni di questi grandi, quando per fare la differenziata bastavano 3 bidoni? E adesso andiamo a farci una corsetta in giro per Alghero. Successo a chi? Lo scenario, Alghero, l'organizzazione Alghero Marathon che si prodiga nel dare il meglio per realizzare questo evento, e poi la cittadinanza che in qualche modo mostra la propria collaborazione per la realizzazione definitiva di tutto, nonché tutti gli sponsor che vanno a sostenerci. È un'idea chiaramente maturata nel tempo, maturata con l'esperienza. Da prima l'Alghero Marathon si è proposta per 10 anni consecutivi con un'altra manifestazione che portava il nome di Corri Alghero, che ripeto per 10 anni ha dato ottimi frutti, e poi si è voluto fare il grande passo e arrivare addirittura ad una mezza che quest'anno addirittura a Cagliari ha avuto il riconoscimento di campione regionale. Colui che è arrivato prima, colei che è arrivata prima verrà incoronato come campione e campionessa regionale. Grandissima soddisfazione, ma la soddisfazione più grande per noi è avere atleti che corrono con noi. Da un paio d'anni abbiamo un grande atleta che è il nostro Angelo, che nell'arco di un anno sta portando di gara in gara sempre grandi risultati, sempre più avanti. Parliamo di sport, non di una singola attività sportiva, non parliamo di una partita, non parliamo di un incontro, ma parliamo di sport in generale. Come versa lo sport in questa città? Abbiamo sentito un noto sportivo, un noto imprenditore cittadino, Marcello Meloni, che ci dice che cosa ne pensa lui dello sport, di come si potrebbe gestire, e ci dà anche qualche spunto interessante su cui ragionarci magari anche in seguito. Marcello Meloni. Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti. Siamo qui con Marcello Meloni, dirigente e segretario dell'Accademia Box Muras, e siamo qui per parlare, per fare un po' di approfondimento su quello che è lo sport in questa città, anche se lei è tra virgolette di parte, perché è un boxer, ha avuto anche un passato dilettantistico, se non sbaglio, giusto? Florida. Oggi vogliamo parlare di sport, perché questa città sembra che lo sport sia passato in soffitta, sia passato a miglior vita. Alghero, il discorso sullo sport non può staccarsi dall'argomento politica, cioè sono due argomenti che viaggiano di pari passo. Una città come Alghero oggi millanta la non presenza in alcuni settori di vario livello degli sport più importanti, che possono essere il calcio o comunque il tennis o comunque altre discipline che hanno avuto la possibilità di avere degli impianti importanti perché la città glieli ha concessi. Altro non è stato fatto per altre discipline minori che questo non lo hanno vissuto. Quindi a chi è stata data la possibilità probabilmente deve fare una propria valutazione interna di come sono andate le sue cose in casa propria. Se io faccio lo specchietto
su quello che è stata la box ad Alghero. La box ha avuto un'opportunità negli anni 60. Salvatore Burruni, in calzoncini bianchi, campione d'Italia dei Musca, affronta sul ring di Alghero lo spagnolo Santos Seoane. Ambedue i pugili sono aspiranti alla corona europea dei Musca. L'incontro è importante per tutti e due, poiché chi vince accorcia sempre più la distanza che lo divide dal confronto con Martin. Importante, Alghero soprattutto ha avuto un'opportunità importante tramite la box, che è stata quella di avere un campione del mondo. Oggi secondo me è dimenticato, perché la città di Alghero non premia, la città di Alghero non riconosce, la città di Alghero prende solo quando gli interessa, non riversa mai sul territorio quello che invece sono state anche opportunità importanti. Un ingresso importante della città, forse il primo, che è quello che ci permette il collegamento con le vie internazionali e anche nazionali, che in pratica è la strada principale, quella che arriva da Porto Torres aeroporto, incontra una rotonda che potrebbe accogliere probabilmente una statua di un campione del mondo che ha titolato Alghero, che ha portato Alghero anche nelle ribalte delle testate giornalistiche nazionali e internazionali, forse anche di quei tempi, però era qualcosa comunque da cavalcare. Questo non è stato fatto. Secondo me perché? Ma perché non c'è lungimiranza? Non sappiamo fare marketing, non inventiamo niente di nuovo, copiamo gli altri, non abbiamo opportunità, e quando ci sono state delle opportunità le abbiamo sfruttate come se fossero stati gli argomenti da quartiere. Alghero poteva e può tuttora rivedersi in casa quello che è stato fatto. Negli ultimi tempi questa amministrazione soprattutto ha fatto delle scelte discutibili, probabilmente anche da rivedere. Sicuramente da rivedere. Anche la stessa decisione di dare in concessione gli impianti sportivi a delle società che non hanno la forza economica per poter sostenere il carico reale di una struttura e di un impianto. Parlo anche solo della bolletta elettrica, le cose più futili quotidiane che arrivano nell'immediato, senza valutare neanche quello che può diventare domani l'investimento vero e proprio per un restauro, un rinnovo. Cioè ci restituiranno stracci vecchi, ci ridaranno. Queste quattro società che hanno corso per avere questi impianti ci restituiranno degli impianti dove ci vorranno nuovi investimenti per essere riqualificati e essere rimesse nuovamente in moto. Va fatta un'analisi importante, forse Alghero stesso deve fare un'analisi dentro se stessa. Sento la politica a volte discutere perché manca l'imprenditoria nel mondo sportivo. Manca l'imprenditoria nel mondo sportivo forse perché il mondo sportivo non ha accolto mai l'imprenditoria, anche lì ha voluto prendere senza dare delle giuste risposte. Fare lo sponsor. Magari gli imprenditori non hanno trovato la giusta sponda a livello di conto economico. Un imprenditore quando fa da sponsor vuole capire qual è il suo ritorno economico. Esatto. Quindi io investo su un'idea che può essere valida, su che fronte ci stiamo adoperando. È un fronte che si limita a un torneo provinciale? È un fronte che si limita a un torneo regionale? O andiamo oltre e quindi può avere qualcosa di più importante anche la visibilità di chi fa in quel momento l'investimento? Se questo non avviene è perché non ci si crede, o qualcun altro a volte ha creduto pensando di trovare chissà quali lauti guadagni successivi a questo investimento fatto, e poi dopo aver investito per anni dietro la stessa squadra si è trovato con un 2 di picche perché magari giocavano in un torneo di quartiere. Quindi anche lì va rivista un po' la cosa. Va rivista anche la cosa sul fatto che ci siano forse 18 campi da calcio, giù di lì. Cioè, una città come Alghero con 40.000 abitanti penso che superi ogni record nazionale. Cioè, abbiamo un campo da calcio per ogni subquartiere, neanche quartiere, subquartiere, dove poi ce ne sono due, tre con contingenti, uno a fianco all'altro. Ma non perché non vada bene, è che probabilmente quella scelta andava fatta quando si aveva raggiunto un livello ottimale di partecipazione a tutti gli altri sport. Alghero questo non è che non l'ha vissuto, Alghero però oggi pecca di una forte assenza nella inclusione sociale. Quindi torniamo al discorso box, giusto per riprendere sempre un po' il capitolo dall'inizio. La box probabilmente è uno sport tra i pochi, forse l'ultimo, che permette ancora una forma di inclusione sociale perché raccoglie dal basso. Perché sicuramente chi va oggi in una palestra di box vera, dove si respira il profumo del sudore, non è di certo
capiamoci, non è di certo il giovane che proviene dalla famiglia benestante della città o comunque da dei livelli molto altolocati. È il giovane che si trova per strada, che ha voglia di emergere, che vuole fare qualcosa di suo, che si sente una responsabilità forte sulle spalle del suo futuro e che quindi entra dentro la palestra di box con umiltà, perché la palestra di box la si attraversa solo con umiltà. E poi ognuno semina il suo percorso e nascere quella che sarà il suo futuro e la sua successiva vita. Ecco, lo sport inteso in quel senso, secondo me, è uno sport con la S maiuscola. Quello è un discorso da rivedere. Alghero probabilmente in molti sport non ha fatto queste giuste valutazioni. Basta pensare che quando si sono concessi in uso interi impianti non si è mai pensato a creare una piccola clausola nel regolamento che almeno un X numero di iscritti dovevano passare tramite l'ufficio dei servizi sociali o addirittura tramite l'ufficio sport, che vagliava anche quella che doveva essere la certificazione ISE della famiglia che chiedeva l'ingresso in quello sport del figlio. In totale silenzio, non c'è bisogno di fare grandi proclami, ma era corretto, sarebbe dovuto essere stato corretto, che quell'impianto di proprietà e di provenienza collettiva, perché è un prodotto fatto con i denari pubblici, per cui è di tutti, deve essere riversato su tutta l'intera collettività. Per cui ci deve andare chiunque, non solo il figlio di X o il figlio di Y. E se quella quota mensile, che oggi ha raggiunto anche i 50 euro comodi, cioè i 50 euro ormai detti al mese, come che stanno dicendo, perché non bevi un caffè. Cioè, quindi la quota è 50 euro al mese per praticare 2-3 volte alla settimana un ambiente che non ti offre docce, non ti offre cambi di vestiario, non ti offre una tuta da ginnastica, non ti offre un paio di scarpe, non ti offre niente. Io ho praticato la box nel mio periodo dove venivamo addirittura pagati anche da dilettanti, ho fatto i collegiali nazionale italiana dove oltre ad avere la nostra diaria avevamo la vestimenta da testa ai piedi comprese le scarpe per uscire, perché dovevi essere riconoscibile che appartenevi a una sigla nazionale, e poi avevi tutto quello che è il tuo corredo per quando dovevi fare i tuoi match. Se appartenevi all'angolo rosso o all'angolo blu dovevi ottenere le due divise, per cui avevi sia la maglia azzurra che la maglia rossa. Ma per capirci, questo poteva essere l'apice di una carriera a livello dilettantistico, ma a livello semplice e locale le strutture oggi esistenti non danno altro che l'ingresso. Allora lì bisogna, secondo lui, dovrebbero essere gestite di nuovo dal pubblico, dal comune. Assolutamente, cioè, eliminare queste concessioni. Assolutamente bisogna ritornare al vecchio sistema, punto primo. Cioè l'amministrazione, se è vero che amministra, si deve prendere in capo tutta la responsabilità dell'impianto, non solo per quanto riguarda l'uso e la manutenzione, ma anche la decisione di quante ore spettano a una o all'altra società. Perché questa scelta di aver concesso ad alcuni e non ad altri, che è arbitraria comunque, rimane sempre una scelta soggettiva a chi ha fatto quella scelta. Anche se i canoni potevano essere corretti, cioè A più B da 2, per cui dobbiamo rispondere a questo. Ma se così fosse, chi oggi è stato escluso, non è detto che i suoi iscritti comunque vadano a frequentare quel tipo di attività in quella società che magari prima l'avevano come avversario in un campionato o in un'altra attività. Per cui lo spazio... Magari lasciano anche lo sport. Bravo, si perdono atleti. Allora, già abbiamo una grossa difficoltà nel reperire e arruolare i giovani nel mondo dello sport. Creiamo questo tipo di situazione e noi stiamo facendo un danno per i prossimi 10 anni, cioè Alghero non avrà più sport e sportivi sui quali puntare il dito. Mi sono stupito in questi giorni che è stata fatta una bellissima manifestazione, abbiamo portato dal Cagliaritano i più grandi campioni del marathon, abbiamo avuto numeri importanti di presenze, è una cosa bellissima sotto qualsiasi aspetto. Perché noi siamo fortissimi, quando ci mettiamo Alghero è veramente brava, poi piace, quindi la gente ha piacere anche a venire a trovarci. Poi mi pongo un quesito, ma la società organizzatrice, che per anni si trovava all'interno della pista di atletica, perché non ha partecipato al bando che gli avrebbe permesso di avere una sede fissa dove programmare più di una maratona, e perché oggi non ha fatto, o forse sta facendo solo business, o forse non lo sta facendo, forse ha fatto solo quella maratona e la fa una volta all'anno, non la ripete perché ha dei costi fare un investimento del genere. Però mi domando, se un giovane oggi volesse partecipare a quell'attività, a quello sport, qual è la sede? Quindi quello spazio che oggi è in concessione a un campione che abbiamo trattato malissimo da Alghero, che è Antonello Cucuredu.
Nel cognome c'è tutto. Cucureddu, la storia di migliaia come lui, trasferiti in continente. La rabbia che ti porta a crescere e a superare i tuoi limiti. Emblema di un modo d'essere. Le sue radici gli davano la linfa vitale. Testardo, duro, generoso, coraggioso. Il gol non era il suo mestiere, ne era però la sublimazione. L'eroico gesto di chi si adatta a stare in un altro posto. Avrebbe dovuto avere uno spazio anche per quella società lì. Era giusto concedere un impianto a un campione, doveva passare direttamente quel segnale. Perché torniamo al discorso di Ettore Burruni, ci siamo dimenticati dopo che è andato via in seconda vita a pensare a dedicargli una via o qualcos'altro. Ancora non abbiamo completato però il ricamo. In questo caso il nostro Antonello arriva ad Alghero, chiede di avere un impianto perché probabilmente gli si deve anche, è una città come Milano. Non l'avrebbe persa un'opportunità del genere, dove un nazionale, un campione, una stella della Juventus ti chiede un impianto e tu fai perché devi trovare il modo per far capire che deve essere fatto, ma però non deve, cioè succede il delirio. E la società, che per anni è rimasta all'interno di quell'impianto, la perdiamo ed è senza sede. Sarebbe stato corretto, si riconosce, questo è il mio pensiero personale, però penso che sia l'idea di tutti. Si riconosce un impianto per il campione, ma dare anche ancora lo spazio e la disponibilità di alcuni ambienti anche alla Marathon, perché della Marathon siamo pronti, che si è dimostrata una tra le discipline più importanti che Alghero oggi può avere. Io vedo quotidianamente persone che vanno a camminare, vanno a correre dalla mattina presto, significa che questa attività è sentita. Oggi se pensiamo che il calcio, che lamenta il fatto di non avere una squadra in prima categoria o comunque ai vertici delle sue opportunità, delle sue esperienze, anche del peso che può avere il nome di Alghero, per carità. Quindi oggi se c'è un malessere nel calcio, se lo devono riguardare le società calcistiche, se devono guardare tra di loro, se devono incontrare in una segreta stanza, finire di tirarsi le pietre in testa, ragionare su un progetto unico e dire là vogliamo una squadra in città. La storia dice che quando c'era, quando esisteva l'Alghero, Fertiglia, con i presidenti vari Tarasconi, la Giada Leonardi, si è sempre parlato di questa fusione, che non si è mai riusciti a farla, per fare una squadra di calcio unica che potesse calcare campionati più importanti, non ci sono mai riusciti. Perché? Ma probabilmente oggi ci potrebbero anche essere le condizioni, anzi secondo me bisogna vestirsi di umiltà. Non è che non ci sono le squadre, no, ma guarda, oggi è molto pratico, cioè, oggi poi coi soldi si fa tutto, nel senso che si compra anche la posizione del campionato. Se si vuole realmente entrare, si può entrare anche una posizione in promozione. Nascono campi da calcio in continuazione, per cui dico, vuol dire che è uno sport che traina. Uno sport che traina oggi avrebbe dovuto vestirsi di umiltà, riconoscere che, ritorniamo alla figura di Antonio Cucureddu, c'è un campione in città, dare l'incarico probabilmente a lui in prima persona, costruire un team dove ogni propria società potrebbe nominare un proprio dirigente da inserire in questa nuova società, quindi fare un gruppo che appoggia la società madre, costituire una società madre, dare l'incarico ad Antonio Cucureddu e dare per 5 anni un mandato di crescita alla città. Io penso che la figura più importante rispetto a Marcello Meloni o ad altri che non valiamo, io valgo il mio nome quindi non ho nessun peso, ma avere in casa, ripeto, una stella della Juventus e non dargli questo incarico è penalizzarsi. Noi abbiamo una cittadella dello sport che è da completare, manca l'urbanizzazione. Ci sono impianti di ogni genere. L'acqua acetosa di Roma, invito tutti a verificare cos'è l'acqua acetosa su Google, è una città, non una cittadella, è una città, si arriva col treno. Ci sono tutti gli sport del mondo, concentrati in un unico posto. Noi abbiamo una fortuna, ma è nata per una questione puramente casuale, perché Alghero poi scivola sempre sulla buccia di banana, ma cade sulla poltrona. Noi abbiamo avuto la possibilità di avere in eredità dei terreni che erano proprietà dell'azienda agraria di Maria Pia, questa della zona in cui ci troviamo, che erano già pianeggianti, per cui sono nati per una semplice modifica morfologica. Abbiamo tolto il campo di patate e abbiamo messo una porta ed era lo stesso campo. Non è stato fatto nessun tipo di urbanizzazione, di investimento, non è stato fatto niente.
Oggi si sta riversando una spesa che forse arriverà ai 2 milioni di euro per fare la piscina coperta. Con 2 milioni di euro avremo ultimato probabilmente la cittadella dello sport. Hai due campi da baseball, softball e baseball. Hai 6 o 7 campi da tennis. Hai una pista di atletica. Abbiamo il rugby. Hai il rugby. No, ma ci arriviamo. Abbiamo campi da calcetto e campi da calcio. Abbiamo un agility dog. Noi abbiamo delle opportunità che devono essere presentate alle fiere internazionali dello sport. Se un impianto sportivo, quindi ha una resa economica, può abbattere poi il costo di quello che è il mensile che deve chiedere ai ragazzi. Lì nasce l'inclusione sociale. Il concetto principale è cosa vuole questa città. Se questa città vuole riavere, secondo me, lo deve pretendere, gli impianti sportivi in uso alla collettività, deve accettare anche che ci possono essere delle nuove condizioni, perché oggi un impianto non è soltanto a farlo, ma è anche a manutenzionarlo. Un assessore che, o un dirigente che prima firma un atto dando la disponibilità dell'impianto a qualcuno e il giorno dopo sta estromettendo, perché questo avviene, stai estromettendo chi magari praticava le 5 ore alla settimana di quello sport minore, ti occupava il minimo spazio, e viene di nuovo in ufficio a bussarti la porta e dice: guarda che io sono alla strada, cioè non ho più spazio dove poter praticare, come dobbiamo fare da oggi in poi? Lo dica l'assessore, perché la risposta del tecnico poi diventa, lo dica la politica che ha fatto fare questa scelta. Vai dal politico e ti dice: noi non possiamo fare niente perché comanda il dirigente, è un rimpallo, perché hanno fatto una bagna sbagliata. Secondo me va messo al centro il cittadino algherese, cosa gli si vuole offrire e cosa gli si vuole togliere. Tolto, gli abbiamo già tolto tutto. Ora bisogna capire cosa gli si vuole riconsegnare in mano. Io non sono convinto che le società che oggi hanno in capo le palestre riescano, o gli impianti, riescano a proprie spese, a tolte forse una o due che si contano sui dito delle mani, riescano forse a far quadrare i propri conti se non c'è un intervento pubblico. Esiste nominata una commissione che va a verificare periodicamente l'impianto concesso, l'uso, la gestione e la qualità del servizio che stiamo offrendo? La risposta è no. Qui ci si dimentica sempre una virgola, cioè si fanno le cose a dovere fino a un certo punto, poi ci si dimentica il più bello. Se io decido di concederti un bene, il giorno dopo devo avere anche quell'autorità e devo nominarla, una commissione di controllo che ha una responsabilità propria, viene e verifica l'impianto. Se manca una lampadina io ti metto la penale, la terza penale, ti requisisco la concessione, la do all'altro, ma non perché voglio essere cattivo, perché mi distruggi l'impianto. Fra 2 anni chiunque arriverà ad amministrare avrà la necessità importante di dare risposte a quegli sport minori che chiederanno di poter praticare l'inclusione sociale. Uno tra questi è la box, torniamo al mio discorso, che o tu riconosci la validità dell'inclusione sociale che può dare con lo sport, oppure creiamo l'ennesimo reddito di cittadinanza dicendo a tutti i ragazzi: andate a giocare a calcio perché è avanzato solo il calcio. Ma c'è anche chi non ha quella prestanza e chi non ha quella idea e quella volontà, per cui c'è anche da riconoscere quello che è la libertà di ognuno di noi. Torniamo invece alla cittadella dello sport, perché potrebbe accogliere anche una struttura coperta per sport da combattimento. Una cittadella dello sport in un'area urbana che è già abbastanza chiara e definita, con un transito veicolare probabilmente chiuso al sabato e la domenica solo per le famiglie e gli utenti, piste ciclabili tracciate sull'asfalto senza necessariamente spendere soldi in fesserie, illuminare con semplici lampioni senza raggiungere il cielo, una semplice viabilità interna, un parco, un piccolo parco locale con le sue piccole strade dove il sabato e la domenica non si circola con le macchine perché accoglie la città, collegato direttamente anche alla Pineta di Maria Pia. Probabilmente questa evoluzione, se fatta a dovere, può permettere un domani anche attenzione da parte di investitori esterni. Lì può arrivare uno sponsor che può dire: io sponsorizzo l'impianto, non la squadretta, l'impianto. E non poteva mancare un servizio totalmente in lingua algherese. Sapete tutti, lo seguite in tanti, il nostro Giancarlo Sanna, che tutti i giorni puntuale vi dà le notizie in algherese e fa anche tanti approfondimenti. Questo che ha fatto per noi è l'approfondimento sul premio Rafael Sari, da seguire con molta attenzione.
Bentrovazzi, posto bene la CEO dell'Opera Culturale della GE, per un proposito, do segnalazione che tenga dell'Avo di Reta Giovanni Ranca e di Scherra a Pino Tilocca Giovanni Ranca, ascoltiamo a Palama Giovanni Ranca. Giovanni Ranca, parliamo della de 35 edizione dei premi di poesia di Raffaele Sari. Tu sei l'idea, come snara l'idea? Posso dire? Mira, l'idea è snara una talda, io mi trovavo una riunione di poesia salda, tu come Gialmassa preoccupa tanti di poesia salda. Io avevo tanta gente che parlava premi a chi, premi a gli, premi a gli altri, ieri, Bosa, tutti tenevano il premio, dici, ma io la chiedo io un premio. E allora era l'anno 1984 e pensati dei tipi un premio a Nalgaris, che con una venditara o di Garilla Sprese sarebbe la 35ª edizione. Io non pensavo mai che a che spremi una volta che ha partiti nel 1984 potesse arrivare a una chiesa 35 edizioni. Non pensavo mai che potesse essere una cosa di questa maniera. Però io per ciò tengo che ringraziare una persona per l'aggiunta che mi ha dato e mi ha stimolato proprio per qualche premio che facesse. Era dottor Sanna, che a quel periodo il stava trabagliando per preparare l'udizionario algarese. Io che a Talda andavo via 4 novembre, Antella stava, io trabagliava, io vedevo Paldoni, dottor Sassi, il disto, no, tu vieni sempre a quanti la settimana stai. Effettivamente, dottor Sanna è stata una persona puntante per l'istituzione dei Caspremi e è stato il primo presidente della commissione. Della prima edizione dei premi che ha guadagnato Maria Casalai, ama la poesia, l'odia di Deo. Ma che c'è la storia di come è nata che spremi? Effettivamente da spres che a ciò era scomanzati, ma da spreieva che accabessi, quindi è continuata al fello per gli primi mesi, tre anzi quasi da sol, e da spres, visto che via Marastede è aggiunti di una associazione che tanghessi presenze ai ma dunghessi sostanza al premio. Io ho preguntato, ma sono fatti i soci dell'Opera Culturale, che era appena nata da qualche anno, e ho preguntato a soci, a un'assemblea, se egli sapevano a carregare a Mamide, perché via avanti a Casprendi. La cosa è andata avanti, e la spesa di 3-4 anni lo premio è stato istituito in collaborazione con l'Opera Culturale, che finzara collaboreggia e organizza la manifestazione poetica. Sì, tenete di dire anche ormai è oramai lo premio di poesia Raffaele Sari, che è un premio letterario che è di gran valore a voi, di gran valore. Del 1984 sono arrivato al 2018 e tutti sempre per un principio che è quel proprio della nostra lingua. Sì, no, sicuramente. Io sono sicuro che, anzi pensi, che il premio Raffaele Sari ha dato un gran contributo per tutelare la nostra lingua, perché ha dato opportunità a tanti giovani della scuola, tanti algaresi, dopo che scrivono algaresi, partecipa al premio, sì, e adesso sì, pensi sì, che lo usaggi un po' stimolati. E ti chiedo dire anche un'altra cosa, passiamo a Pino Tilocca. Che sul Tinsanzo lo sta a sconvolgere a stabilire la scuola, il minuto della scuola dei raghi. Tambi lo scatalanzi, gli ha una sessione tambi per premi di catalano. Sì, il premio era nata per la sessione solo del Zalgarisus. Ripete, quante il premio è stato istituito in collaborazione con l'Opera Culturale, sono state inserite altre novità, tra che aquella è la chiesa della sessione catalana e la sessione prosa. Sì, quindi il premio a poco si è integrato, si è migliorato, ha aggiunto sessioni nuove. I tanin presenza dei catalans e soprattutto dei milioni della scuola, che ancora non avete avuto una grande dimostrazione a milioni della scuola Maria Immacolata, dei milioni della Parrera, dei milioni del liceo, insomma di tutta la scuola dell'Alghe che donano importanza al premio e ci dovremmo una mappa per cosa la nostra lingua
diventi sempre a me sviva e mi spallara ancora gli occhi. Buona cosa, andiamo avanti. Pensiamo alla di 36 di su, andiamo anche qui. Sì, pensiamo alla 36 di su, ora teniamo un po' di tenze e abbiamo acabato due giorni fa l'edizione numero 35 e ora pensiamo puntando avanti l'edizione numero 36. Grazie Giovanni. Allora passiamo ora a parliamo con Pino Tilocca, presidente dell'Obra Culturale della Ghe. Pino Tilocca che mi parla dei premi di Nguan, i nominativi di chi sono stati antaguta che smeriti della poesia e prosa alla Ghe. Ciao Pino, dimmi allora. Buongiorno e grazie per l'opportunità che tu donse a musato si a salgarese salgarese parlante de pugete dalla chescia che snotiziari cara di anagarese che è una patita cosa ma che costituisce con sé una gran cosa perché cara di la gente pota ascoltà a chescia snotizias a una lingua che condiva Juan a sta lentamente ma inesorabilmente murinti. Allora usare l'ureglia alla nostra lingua diventa importante, così come è diventata importante nel corso di questi 35 anni, lo premio era pensare, perché è vero, tante persone hanno partecipato a 35 anni, prova a pensare quante poesie sono arrivate, quante conta sono arrivate, e di quanto avevano coinvolgito gli scataranzi, lo premio ha assunto anche una dimensione internazionale e è diventato molto importante perché la partecipazione dei poeti scataranzi dona prestigi e le, suscita la curiosità anche di tutta la Catalogna, dai paesi valenziani, maiorchini e quant'altro. Infatti abbiamo avuto partecipazione Anguan, in modo particolare, di chi è arrivato in Palsera, Giovanni Giuseppe Barcellò, che sono maiorchi e che sono venuti proprio a ritirare i premi di Palsona. Però non è facile, di quanti noi è smesso l'aereo a Magirone. No, noi sono mese, a mese difficoltà si attende a scollegamenti, si attende a queste possibilità di venire, buscatelanza anche e musatus di nana gli altri. E lo premi, come è stato detto, è diventato in tre sessioni. Sessione A, riservata alla scuola della Ghe, sessione B riservata a scatalanzi, dunque alla variante del catalano standard, e la sessione C che invece è quella riservata a poetas della variante angarese. Nella sessione A abbiamo avuto una partecipazione buona in Guan, nel senso che abbiamo partecipato ad una scuola a poesie, ma soprattutto a canzoni e progetti teatrali. E abbiamo premiato alla scuola elementare, la scuola primaria Maria Immacolata dell'Istituto Comprensivo numero 2 per un progetto di canzoni di diverse mignons che erano dirigiti del maestro Franco Carlo. Luego abbiamo premiato per la Smigianas due poesie presentate da due mignonas della prima F e due rappresentazioni su teatrali. Una molto improvvisa che è stata rappresentata durante il Festival del Filo Rosso al mese di Bril all'auditorium della scuola Armigiana della Parrera e leggo un altro progetto, Peripizia, che era fatto però di mignonzi che venivano di casse diverse, quindi anche mes grandi, mentre il primo progetto, una volta improvvisa, era fatto di mignonzi di una classe, la prima F, che aveva dirigito Giovanni Ranca. Lo secondo sitiato invece è stato dirigito di Simonetta Rosella e di Silvana Nulvesu. Per gli istituti superiori invece abbiamo premiato un progetto, sempre teatrale, che mi ha dato grandi soddisfazioni, perché oltre ad aver guadagnato i premissari, magari a raccontare che ha stimolato l'Istituto a partecipare a Prada, all'Università Catalana d'Estio, la 50ª edizione, a rappresentare aquesta cumeria di Aristofane, traduita in algarese, della professoressa del liceo, la Snuvuras, che è stata rappresentata da questi mignons a Prada e pensavo che ha tenuto 12 minuti di applauso. Per dire al successo che hanno avuto questi mignons, probabilmente gli scatalanzi hanno compreso anche pochi degli occhi di questi mignons, ma erano talmente entusiasta di aver assistito a uno spettacolo teatrale fatto di giovani agaresos che veramente 12 minuti di applauso non è spoken.
Ma Clara racconta una cosa a proposito che siamo parlanti del liceo, che la caldana della cerimonia, che gli abbiamo infetti di sacca, è già stata conduita da dos mignonsi del liceo. Ah, ecco. Dos mignonsi de Sezanz, Sabrina Ferrarisi e Fisio Mannoni, che sono, come a tutti gli sdogas di voi, italiano parlanti, ma che sa son assolutamente calati nella parte i gusti che hanno parlati veramente bene. A ciò vi mostra che la competenza passiva che tenano anche sui mignoni, tambè si non parlano, e se tu in meeting si sapposano, di parlare perfettamente la lingua algarese. E a che è l'obiettivo che teniamo? La volontà è sgrana. Perché la lingua, grazie al tuo emissario, grazie alle altre iniziative che portiamo avanti, come Obra Culturale, come Scuola del Galese, ma anche quello che fanno le altre associazioni, hanno permesso di mantenere la lingua in forma a scritta, cantare, recitare, però quello che si sta perdendo è l'uso sociale della lingua, cioè la gente non parla del Galese. Però, visto che riesce che c'è la possibilità di una competenza passiva, si può insistere, ma che sui giovani si cercate di stimolarli ancora di mese a parlare. Per tornare al premio, la sessione B, quella di riservare la Scatalanz, per quanto riguarda la prosa, è arrivato il primo Luconta, l'Anel de Ferro, di Roser Giurado e Reggae, Sagons, Gigants per la Libaltati, di Joan Company e Arpa, e Talser Taxi, di Joan Giuseppe Barsalù. Per la poesia, invece, ha guadagnato il primo premio la poesia di Pierretti Cherbonnier, Abanzi che sa sfuglin la rosa, Sagona es arribata la poesia Con è che il teu nom de Manel Maigi Barredda, e Talzer es arribata la poesia La tenacità dell'anima de Juan José Barceló y Bancat. Per quanto riguarda invece la sessione C, a che gli appalta Algaresa, per quanto riguarda la prosa, ha guagnati lo prime premi lo conta Maria e Carlo de Luigi Saiu, e in secondo è arrivato invece lo conta intitolato Gavinuccio Luquinè del maestro Fidel Carboni. La commissione ha voluto fare una segnalazione speciale al conta di Egidio Camerada, intitolato Tambè Sol per un istante. La poesia che è quella che identifica invece lo concorso, lo premio Rappelsari, come ha raccontato Giovanni Ranca, la prima edizione l'aveva vinta la maestra Maria Casalai, che l'ha guagnata per altre 9 volte. Le votano in Antoni Cannu, che partecipa sempre, che l'ha guagnata 6 volte. La maestra Fidel Carboni 2 volte, Carlo De Martis 2 volte, e tant'altro l'hanno guagnato in mezzo di una volta. Anguan, invece, ha visto al primo posto una giova, Enrica Ferreccio, e la poesia che ha guagnato è intitolata A Maiaia. Al secondo posto si è classificata la poesia L'Abra de Nespura di Anna Cinzia Paolucci, e al terzo posto si classificava invece la poesia Sonava Chopin di Massimiliano Fois. E le buttano in tutta la salta quarta classificata, che sono comunque poesie veramente belle. Te io presento una cosa che Musaltrus, siamo convinciti che a questa premissari, Antosa che Susans, ha fatto a modo di raccogli tante poesie che Musato abbiamo pubblicato in 3 libri. E de dosanza anche c'è parte, le poesie dell'Agnara, Anguani, l'anno passato, sono raccogliate a un libro che è già stato consegnato il dia della prima sua a us partecipanti. Dunque, in questo modo, posè nella disponibilità di Salgareso, anche la poesia, e dunque si fa letteratura. Ecco, io penso che l'importanza che ha tanguti lo premi Sari si è proprio a ciò di aver costituito tanto se che chance una buona parte della letteratura algarese. Pino, un'altra pregunta rispetto al Zanzi Passat Anguana de 35 di su avevo premiato anche falsunaggias a fora o che partecipavano o che no partecipavano a Anzi Passat, forse dire chi sono? Sì, è vero, per la ricorrenza particolare della 35 di su Anguana venne decidito dal podium alla commissione di attribuire 3 premi speciali a personas o associazioni che si sono distinguite per il lavoro che hanno fatto Anguana per qualche progetto o come per il caso di Ciro Fada per l'attività che hanno fatto durante tutta la vita di assegnare questi 3 premi speciali. Il primo è stato a Ciro Fada per tutta l'attività che ha fatto a favore della musica, della cultura, della tradizione. E dunque il Museo Sparasciuti Giusti attribuì a che riconoscimento speciale in occasione di questa particolarità della ricorrenza del 35 anni. In EU, nell'ambito delle attività che si sono fatte alla GE nel 2008, abbiamo individuato 2 progetti.
Lo primo è stato quello della corale del Chivial, che ha portato avanti a questo progetto che si intitola Chivial Algaresa, che è una cugina di branzi musicali, pezzi del libro della Missa in Algarese, il musicale del maestro Andrea Pilas. Era Maracotti che era stata la prima edizione di questo concerto, era stata fatta a difesa dei Vaivelt, e leggo a questo progetto addirittura sono andato alla televisione, a Rai 1 o a Rai 2 fu usato, ma la cosa comunque alla Rai, anche qui la registrazione, anche i Doncas è stato giusto, perché che scusate te l'obiettivo di riprendere a celebrare la Missa in Algarese, che è un altro tassello importante di salvaguardia della lingua. De cose, importante, sì, abbiamo avuto dei show. I Doncas lo smeris lo usavano attribuiti alla coral del Chivial, che si dirigiva da Dario Pinna. Lo secondo, lo talzer invece, il premio speciale, l'abbiamo attribuito a un progetto che ha realizzato l'associazione Plataforma per la Lingua, che si avvisa Manzi Manetas, e che ha coinvolto le scuole dell'Alghe, gli musici dell'Alghe, a un progetto che lego ha visto la realizzazione di un traballo come Libras, i DVD, che sono stati distribuiti, pensavo, a tutti gli studenti dell'Alghe. E dunque a che spuggetta mes de altus te a che c'è opportunità, a che c'è possibilità di tutelare e salvaguardare. È un strumento che potesse essere utilizzato dalle famiglie, per non tornare al discorso che stavo attento allora, della competenza che può andare a voi lo Swiss o lo Genirol, e per poi a rapprenda lo social della lingua. E dunque per che c'è particolarità avremmo proprio identificato che c'è tre personaggi. Ciro Fada e due associazioni che secondo noi nosaltres ma nascevano un nostro riconoscimento. Sì, allora pure in dire una cosa anche a Giovanni Ranca e a Pino us dico che insomma labbra ha portato buon fruits e è una gran soddisfazione, è una gratificazione per che feo. Si tenuto di dire qualche altra cosa? Tutto a posto? No, è tutto a posto, nel senso che è stato a posto lo che è a posto con il musato, con salire un po' ancora agli occhi. Difficoltà ce ne ha, perché sì. Comunque l'organizzazione è un concorso, ha ottenuto anche premi in Salmonera, è importante. Musato a che c'è cosa? L'avremmo potuto fare grazie alla giunta fondamentale della famiglia, Sari Paolini. I Doncas non usa staccare mai, l'abbiamo fatta in Sara, l'ha fatta Giovanni, deve ringraziare la disponibilità della famiglia, cosa senza che gli aggiunti non fuori possibile. Infatti fate la pregunta a una forma diversa del solito, non puliva dire o una liamenta a res, è tutto a posto, come al senso che si che la cosa si che non asbi o che manchi se qualche cosa, qualche criticità, tanta cosa, sanno che scasa dite che la mamma vuole andare e gli usi e sì. Stare una cosa buona. Non è un caso di fare critica, perché Gianca, asci con feu usato, sono ginecci, musato dell'opera culturale, fai la cosa che puoi fare, la cosa che fai vuol dire che la puoi fare. La cosa che non vuol dire che non si può fare, Doncas, agli occhi di questo, è perché non la possibilità di fare. Doncas, stanno dando merito a chi musa più a chi marisce. Vabbè, io ho potuto anche a maniera mia, con qualsiasi posto che mi trovo, Palin, Gigi e a scrivi a Nalgaris. Ciao a tutti, siamo svegli, grazie. Grazie, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata del rotocalco del Ghero TG Express. Noi ci auguriamo che vi sia piaciuto, certo ci impegneremo a migliorare e a trovare sempre nuovi spunti per potervi dare l'opportunità di capirne sempre un po' di più sulle cose che accadono in questa meravigliosa, bellissima, amata, incantevole città di Alghero. Alla prossima!